Ciao pupette e pupetti, bentornati in un nuovo video. In questo video vi farò vedere alcuni acquisti che ho fatto dalla Kiko Wycon e poi vi farò vedere anche i miei acquisti su AliExpress. Vi lascio al video e vi mando un grosso bacio. Il primo acquisto che ho fatto alla Wycon è stato il make-up fixer. Scusate per il rumore di sottofondo, ma è mio figlio che gioca con mia sorella e quindi dà fastidio. Scusate, allora vi faccio vedere il make-up fixer fissatore trucco che si presenta in questo barattolo qui. Stava in offerta e l'ho preso. Non vi so dire il prezzo, però è in offerta. È in offerta perché l'ho preso da poco. E fissa benissimo il trucco, quindi una volta spruzzato, comunque dà quel senso di freschezza e nello stesso tempo si asciuga velocemente. Si asciuga velocemente e fissa davvero il trucco. Ha una profumazione tipo di lacca e ovviamente bisogna spruzzarlo con occhi chiusi, altrimenti brucia gli occhi. L'odore, non so, sa di alcol. È buono, però comunque questo odore di alcol non è che mi piace molto. E niente, passiamo agli altri pezzi. Ho preso questo qui che sarebbe un lucidalabbra, diciamo, che è questo qui, ve lo avvicino. Vi faccio vedere la consistenza di questo rossetto, che non è ombretto, ma è scuro e quindi non sono rimasta contenta. Non so perché l'ho preso. Comunque è così. Magari può essere abbinato a qualche rossetto, ma comunque ha un colore particolare che è difficile proprio ad abbinarlo. Poi passiamo a questo qui che è long lasting. Allora, è il 112 ed è un rossetto matte che ha lunga durata. È questo qui. Vi faccio vedere il colore, è davvero carino. E dura tantissimo, a meno che non usate olio oppure mangiate una pizzella con dell'olio, va via. Però del resto, se mangiate qualsiasi altra cosa, non va via sicuramente. Ed è buonissimo, è questo qui. Dura a lungo, ha un bel colore, questo è un colore estivo, però l'ho preso lo stesso perché mi piace tantissimo. Io lo uso anche d'inverno. Poi ho preso Lumi Matte che sarebbe, se non erro, costa 5,90 in offerta proprio in questo periodo. Ed è Lumi Matte. Purtroppo il codice non ci sta. Comunque ha la stessa funzione di questo qui, è un rossetto matte. Io ho preso questa colorazione anche se sembra un correttore, ma non lo è. Però è molto carino come colore perché è molto nude, soltanto che sembra un correttore. Però mi piace a me tantissimo. Ed è questo qui. È veramente bellissimo. Si può abbinare tranquillamente se si fanno magari trucchi molto intensi agli occhi. E quindi con questo qui dà quel tocco leggero alle labbra. Ho trovato il cartone del Lumi Matte e niente, manca proprio la cosa qui per dirvi il codice. Comunque è rossetto liquido a lunga tenuta 12 ore. Poi della Kiko li ho presi con i saldi e quindi ho preso lui che ripete Kiko. Niente, ho preso questo fondotinta che bastano poche gocce per colorare l'incarnato. È lo 06, il packaging è così. E vi faccio vedere la consistenza, vi faccio vedere il barattolino. Vi faccio vedere la consistenza e tra poco mi pulisco proprio con lo struccante Wycon che è buonissimo, quello bifasico che è blu. Che sbattendolo comunque diventa un'unica sostanza ed è oliosa. Allora, vi faccio vedere la consistenza di questo fondotinta qui, che è molto carino, era in offerta ed ero curiosa perché dice che bastano pochissime gocce per poter, diciamo, colorare
colorare tutto il viso. Allora, è questo qui. E questo qui. Bastano veramente pochissime gocce. In effetti colora tantissimo. Io l'ho preso per l'estate perché magari con l'abbronzatura questo è scuro e comunque non si vede. Comunque veramente bastano pochissime gocce. La profumazione sa tipo di mandorla, è buonissima, ve lo straconsiglio. Infatti, vedete, colora con una sola goccia, veramente colora. È buonissimo. Spero che si veda. Vi parlavo di questo struccante bifasico per il viso e che lo usano anche nei negozi Wycon. In effetti questo mi piaceva tantissimo perché magari mi facevano pulire molto spesso il dorso della mano, dato che provavo vari trucchi che andavo a vedere, ed è buonissimo, strucca benissimo, bisogna agitarlo, metterlo sul batuffolo di cotone. E in un secondo va via tutto. Lo sapete che questi prodotti comunque sono ottimi, non vanno via facilmente. Però con questo struccante va via subito. In effetti mi sono innamorata all'istante. Ecco qua, la mano è pulita e quindi procediamo con gli altri acquisti che ho fatto. Ovviamente non li ho presi tutti in una volta, però ho voluto accumulare per fare un unico video. E niente, ho preso la cipria. Questa è la cipria di Collection Professional. Non so se conoscete questo negozio, è comunque un negozio, diciamo, economico dove si può spendere. E ho deciso di prendere la 05. E questo qui è molto profumato e all'odore della cipria, non so se voi l'avete mai usata, però della Deborah. Vi faccio vedere la colorazione. È questa qui. È molto vellutata, è molto liscia. Al tatto è molto morbida. È veramente bellissima. Io l'abbino ovviamente al fondotinta e non me lo modifica affatto perché ci sono alcune cipre che modificano poi il colore del fondotinta. Sembra che non è quello il fondotinta che usate. Ora passiamo avanti. Ho preso il fondotinta sempre Collection Professional Cover. Questo è buonissimo. È per tutti i tipi di pelle, viso e corpo. Quindi ha la funzione sia di correttore e sia di fondotinta. Questo è il numero 2, ve lo straconsiglio perché non c'è bisogno assolutamente del correttore, ma semplicemente solo di questo fondotinta e basta. In effetti ha una copertura. Allora, l'unica cosa e il difetto che ha è il fatto che se avete la pelle troppo secca, comunque ve la secca ancora di più, essendo correttore, è molto coprente, quindi io lo sto usando in questo video e ho abbinato poi il fard. Quindi vi faccio vedere la consistenza e vi rendete conto voi. Però se avete la pelle molto secca, non lo so, anche se mettete comunque una cipria, scusate, anche se mettete comunque una crema idratante, risulta secco comunque. Questa è la massima coprenza che ha. Non so se si vede, ma qui ho un neo. Lo copre tranquillamente. Lo copre, lo copre, lo copre. E infatti non si vede più. Non si vede più. Oppure qui ho tipo un punticcio, passo questo, anche se striscio, anche se picchietto, non si vede assolutamente. Quindi ve lo straconsiglio, per me è il migliore in assoluto che comunque ho usato anche quelli Wycon e dovrei usarne anche altri per vedere comunque se trovo un fondotinta coprente che arrivi a questo. Però comunque non lo cambierei con nessuno al momento, perché al momento non ne ho visti altri che hanno questo effetto. Quindi vi ho fatto vedere il risultato ed è veramente buonissimo. Infatti è difficile pure struccare con tutto che si usa questo struccante bifasico.
Quindi non so, vedete voi, ci sta ancora qui. In effetti basta una piccola quantità di questo fondotinta perché è troppo coprente. Allora, poi passiamo al Metal Liquid Lipstick, che è questo della Wycon. Si presenta così. Allora, è lo 03 Plum. Questa è la confezione. Questa è la confezione e questo è il packaging, che è bellissimo. Ci siamo. Questo è il colore. E ovviamente si asciuga e diventa matte. È bellissimo. È favoloso. E ve lo consiglio assolutamente anche questo qui, è stupendo. Poi andiamo avanti, questo è Wycon, il gel colorato e fissante per sopracciglia. Ha un pennellino molto scomodo, io comunque le tendo a colorare perché hanno degli spazietti. Comunque fissa il tutto. Scusate, fissa il tutto e a questo scovolino qui, quindi è scomodo applicarlo, però io comunque con l'aiuto di un pennellino lo faccio comunque. Allora, il colore è questo qui. Adesso non cammina perché purtroppo c'è il fondotinta. Scusate, ve lo faccio vedere qui. C'è il fondotinta, ho messo l'olio, quindi allora il colore è questo qui e per le brune adatto tantissimo. È sul marrone, è sul marrone, quindi va bene per chi ha, diciamo, il colore di capelli come i miei. Poi c'è la colorazione più scura e la colorazione ovviamente più chiara. Poi c'è un altro acquisto, che è l'acquisto Kiko, che è un rossetto 413 e mi ha colpito tantissimo. Comunque il rossetto si presenta così e vi faccio vedere il colore. Nel video comunque non so se rende, ma comunque aranciato. Vi faccio vedere un attimo la consistenza, che è questa qui. Però vi posso assicurare che non rende tantissimo perché è aranciato e non so perché, ma nel video si vede un rosso. Comunque questo l'ho usato ed è buonissimo ed era anche in offerta. E ovviamente non vi so dire il prezzo. Quindi se vi interessa, vi ho detto il codice, lo andate a vedere. Poi della Kiko il 414, sempre questa linea qui, che è un rosso, perché rispetto a quell'altro c'è molto più rosso. Non so se si vede la differenza. Niente, differenza non se ne vede. Non so perché, ma in questa videocamera i colori non rendono assolutamente. Vabbè, di questi rossetti. Comunque, questo è il rossetto ed è molto bello. Il rosso, rosso fuoco. È rosso fuoco e purtroppo la fotocamera non rende. Però, comunque, io essendo molto cremosi e lucidi, tendo a mettere assolutamente la cipria dopo per opacizzarli perché mi durano di più. Quindi la cipria, come vi dicevo spesso, con il velino di fazzoletto. Poi andiamo avanti. Questo qui è sempre Wycon Lipstick 02 Pink. La confezione si presenta così. Il packaging è bellissimo. E questo è il rossetto, l'ho già usato, comunque ha una colorazione bellissima, una colorazione diciamo nude. Questo colore si vede molto bene, comunque è bellissimo, ve lo consiglio. E ve lo consiglio di acquistare e comunque non è matte, quindi ripeto, aggiungo la cipria per dare l'effetto in più. Poi andiamo avanti. Ho questo qui che non c'ho la confezione. Però è 03, ma allora questa è la colorazione 03. Questo è molto carino,
vi faccio vedere da vicino il Pegagin ed è questo colore qui, e due toni più scuro di quell'altro rossetto, che sarebbe questo qui, molto carino. Poi andiamo avanti, un attimo solo che mi pulisco, altrimenti vi faccio un casino e non capite i colori. Poi ho comprato un primer, a me piace molto l'effetto non opaco, ma l'effetto molto lucido. Questa è una base viso illuminante che è bellissima. E l'effetto è proprio questo qui che vedete della confezione. Non so se la vedete, ma ha vari colori. Ve lo metto qui ed è una base trucco bellissima, però non si vede l'effetto se applicate questo fondotinta qui di cui ho parlato prima, che è molto coprente. Allora vi faccio vedere l'effetto, che è veramente carino e lascia la pelle liscissima. Poi è una profumazione dolce, non so definirvi di cosa, però comunque è una profumazione dolce. L'effetto è questo qui, è molto carino, molto luminoso. Quindi ci vuole come base dopo un fondotinta leggero, diciamo. È bellissimo, è ottimo. Questo costa sulle 12 e qualcosa, però bastano poche gocce per fare il viso. Poi ho comprato la palette Revolution Golden Bar, che è questa qui, che diciamo che sa di cioccolata. Ogni palette cambia il colore sia di questa parte qui che questa. Io ho scelto questi colori che sono molto carini. So che non c'entra niente con la Wycon e Kiko, però ve la volevo far vedere perché è una palette molto promossa, è bellissima. I colori sono questi, sono veramente belli. Ve ne faccio vedere qualcuno sul dorso della mano per farvi vedere l'effetto. Allora, gli ombretti sono così. Questo è un colore bellissimo. Vi faccio vedere giusto qualche ombretto, giusto per farvi vedere, diciamo, la coprenza, il pigmento del colore. Questo è un altro ombretto. Oh, amore, questo ne è un altro. Questo qui è scuro, che è bellissimo. Insomma, sono molto belli, sono molto colorati, perlati. Io ho scelto questi che sono perlati, però c'è anche l'ombretto col pigmento matte, che è diverso, ha un effetto diverso sull'occhio, però ve li straconsiglio. Questi li ho presi all'OVS, dove sta il reparto di trucchi. Ed è questa qui, la marca Revolution. E vi farò anche un make-up con questi ombretti stupendi. Andiamo avanti, vi faccio vedere questo della Fleur Mar, che è bellissimo, ed è lo 05 metallico. È bellissimo. Vi faccio vedere sul dorso della mano la colorazione. Ve ne innamorate sicuramente. Spero che il colore e spero che la videocamera renda abbastanza. Comunque, questo è il colore. È fantastico. Veramente bello. Sulle labbra rimane proprio metallico. E poi infine ho comprato la Kiko questo fondotinta qui, che comunque io butto le confezioni, purtroppo non riesco a dirvi il colore. Comunque questa qui purtroppo mi è caduta, e state attenti se avete questo fondotinta, che la confezione è di vetro e se vi va a cadere comunque l'avete perso dalle mani. E questo è molto buono, è molto buono, è molto coprente. Infatti vi faccio vedere sopra comunque a rossetto se va, diciamo, a coprire. Io prendo sempre quelli coprenti e quindi cerco di optare per quello coprente. Comunque la colorazione è questa qui ed è molto coprente anche questo, però è più liquido rispetto
al fondotinta che vi ho consigliato dell'altra marca, che è molto più buono, quindi è buonissimo anche questo, però vi consiglio quell'altro. Questo non secca la pelle, quello sì, purtroppo però ha un effetto diverso. E non so se si vede, ma comunque le lentiggini, le macchie non si vedono assolutamente.